Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Vi ruberò pochissimo tempo perché faccio questo video dopo la live che ho deciso di chiudere in modo abbastanza brusco, è la prima volta che mi capita, ma questa sera per me onestamente è stata abbastanza pesante. Ho portato Mercenaries of the Kingdom First Blood, niente da dire sul gioco assolutamente. Purtroppo sono rimasto parecchio deluso dal fatto che a un certo punto io, guardando la chat, vedo 23 messaggi di fila. E bene, no, scritti da una sola persona, Dirty Frog. Praticamente eravamo in 10, 12, 13 persone, non so quanti ce n'erano, ma nessuno scriveva. A un certo punto poi qualcuno ha detto sì, seguiamoci la live, ma questa è una risposta che mi viene data un po' troppo spesso, onestamente. Quindi io mi sto domandando da un po' se io non stia sbagliando a fare live, non stia sbagliando il format, o soprattutto se io non debba continuare e fare solo video e magari anche più video, magari scritti, come ho già fatto in passato parlando di quello di Starfield, quello di Kingdom Come Deliverance, dei video scritti con un montaggio dedicato ad hoc, dove magari faccio riflettere, faccio godere dell'immersività di un gioco, di un'ambientazione, di un titolo, insomma. Mi domando questo, e questo voglio chiedere a voi, perché io vado live e mi è successo anche più di una volta il pomeriggio di non aver voglia di far live, ma poi di dire ma no cavoli, è bello stare un po' con i ragazzi, ho proprio pensato coi ragazzi, anche se in realtà non ci conosciamo, ma è come se ci conoscessimo, e soprattutto io sono sempre stato pronto a dare il benvenuto ai nuovi. I nuovi che comunque arrivano, ci sono, ma le live comunque soffrono sempre tantissimo rispetto ai video. Io cosa faccio in live? Porto degli approfondimenti di alcuni giochi, altre volte come questa sera ne porto di nuovi, ma onestamente ogni tanto mi sento un pochino come un vecchio televisore che riproduce un vecchio film e uno accende, vede il canale e lo cambia subito dopo aver salutato, o soprattutto magari tiene due televisori di cui uno dei due magari col volume abbassato, perché tra i due dei due trasmissioni è il canale che è meno interessante. E ovviamente io questa sera mi stavo divertendo in live, soprattutto nella seconda metà, quando abbiamo un pochino imparato a capire il gioco e stavo approntando il mio esercito ad uscire dalla mappa e mettere in salvo l'esercito e portare via il loot. Ma questa esperienza sembrerebbe me la sono goduta un pochino da solo, dato che in chat purtroppo non avevo partecipazione. Ribadisco, se mi viene detto seguiamoci la live, è vero, certo, ci sta, ma una live è fatta anche di partecipazione e io ho piacere. E purtroppo è un gran peccato che nessuno goda di questa mia disponibilità, perché ho sempre fatto di tutto per poter rispondere ai messaggi e soprattutto l'ho fatto più di una volta, ed è una cosa che non si trova negli youtuber più affermati, perché hanno tanti spettatori e tanti messaggi in chat. Ma quando qualcuno mi ha chiesto mi faresti vedere questa cosa, oppure una domanda qualsiasi, si può fare questo, questo e quest'altro, io ho sempre risposto, e soprattutto tante volte mi sono perso anche 5 minuti aprendo menu e spiegando bene una cosa da zero. E questa io credo sia una mia caratteristica di cui vado abbastanza orgoglioso, però purtroppo credo che sia abbastanza inutile coi tempi che corrono, dovrei fare Call of Duty, non lo so. Comunque io questa sera ho chiuso la live, riassumendo per chi non è stato presente o non ha visto il video fino alla fine, dicendo che questa per il momento, questa esperienza sulle live per il momento si chiude qui. Ho detto così, ne sono ancora altrettanto convinto, perché anche guardando i numeri delle ultime live, è vero che sul tubo le guardano molto, vengono viste molto, ma onestamente non ho molta partecipazione. Stanno andando molto di più, ed è un controsenso, le serate in cui si gioca alle biglie o alla Formula 1 tra gli iscritti, che tra l'altro siamo sempre in 10, 12, 15, che siamo sempre noi, ormai ci conosciamo, quindi facciamo prima ad andare a trovarci in Discord, in un canale vocale, e giocare tra di noi. E tutto questo lo dico con un dispiacere nel cuore, perché io sono più di 10 anni che faccio questo, lo faccio come hobby, ho un altro lavoro, faccio tutt'altro nella vita,
e l'ho sempre fatto per passione. Avrei potuto impegnarmi di più in tutto questo? Assolutamente sì, ma come ho detto è un hobby. Diventasse un lavoro forse non mi piacerebbe, o magari ci metterei una cura totalmente diversa, ma non è un lavoro. Non dico neanche purtroppo, perché probabilmente è meglio così. Quindi io mi rivolgo a voi, se avete avuto la pazienza di arrivare fino in fondo a questo vlog, vi chiedo che cosa vi piacerebbe vedere. So che l'ho già chiesto molte volte, ma questa volta ve lo chiedo veramente, veramente, con la più massima serietà possibile. Devo continuare con le live? So che la risposta è sì, dai, continua, ma poi non cambierebbe niente, quindi vi chiedo di essere semplicemente costruttivi e dire no, io le live non ho piacere, preferisco di gran lunga trovarmi alle 8 di mattina un giorno in più a settimana un video, preferisco il video a sorpresa dove approfondisci una cosa, il video scritto in modo particolare con un montaggio fatto apposta, oppure non lo so, un format diverso addirittura per le live, dove invece facciamo magari tutt'altro rispetto alla programmazione normale e facciamo magari delle serie e le giochiamo insieme. Non lo so, ragazzi, io sono abbastanza confuso questa sera e per ora io stoppo le live. Lascio la parola a voi e spero questa volta, insomma, almeno sotto un video, che ci siano diversi commenti che magari mi facciano comunque, mi diano degli spunti per il proseguo del canale per quanto riguarda live o eventuali video aggiuntivi. Io vi ringrazio e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!